Scriva gli disse: hai detto bene, maestro,
e secondo verità, che Egli è l'unico e non vi è altri al di fuori di Lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che Egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli rispose e gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Parola del Signore. Il popolo di Israele è un popolo eletto, scelto, ed è un popolo chiamato a fare l'esperienza dell'amore di Dio. In che cosa consiste questo amore di Dio? Innanzitutto nell'ascolto. Quanto è importante saper ascoltare? Noi siamo abituati ultimamente che prima che l'altro finisca di parlare già gli stiamo parlando per rispondere, no? Perché abbiamo già capito cosa vuole dire, abbiamo già capito dove vuole arrivare e quindi noi siamo pronti a dare la nostra risposta. A volte queste risposte purtroppo sono infondate, sono insensate. L'ascolto è la capacità di essere aperto, di essere disponibile nel riconoscere ciò che è essenziale. E cosa è essenziale? Amare Dio con tutto se stessi ed amare il prossimo come se stessi. E guardate che questa seconda condizione veramente ci mette in grande difficoltà. Perché se noi non riusciamo ad amare gli altri, evidentemente non siamo capaci di amare noi stessi. Evidentemente non abbiamo un grande rispetto di noi stessi. Perché l'amore che cos'è? Non è soltanto un sentimento, ma è l'insieme di tanti atteggiamenti che non possono mancare. Quale il rispetto, la fiducia, la ricerca, la disponibilità. Ieri con i ragazzi del secondo anno abbiamo fatto, stiamo parlando di ricette, perché poi dovremo fare questi famosi biscotti dell'amicizia e della fraternità, e nel fare queste ricette abbiamo trovato che tutti questi elementi che ho detto poc'anzi sono elementi fondamentali, come la farina, se vuoi fare i biscotti, come le uova, il latte, lo zucchero, no? Nell'amicizia, nell'amore, non può mancare questa capacità di cercare. E si può cercare soltanto quando siamo orecchio attento. Nella prima lettura, Mosè parla ad un popolo che è stato liberato e che sta per entrare nella terra promessa, quella terra dove scorre latte e miele, quella terra che è il segno di una felicità, è segno di una stabilità. In questa terra bisogna tenere presenti questi comandamenti. Attenzione, la parola comandamenti a volte, o precetti, ci mette in una situazione un po' di difficoltà, perché pensiamo che siano delle cose imposte. Invece Dio ci dice: sappi ascoltare. E dalla scelta mia di saper ascoltare che io posso riconoscere Dio che è amore, il soggetto di questo mio amore, che non può essere limitato, ma deve coinvolgere la mente, il cuore, la vita, le forze, perché altrimenti diventa un amore sterile, no? Diventa soltanto il rispetto di un articolo, di una legge. Il nostro rapporto con Dio non è questo. È molto bella la seconda lettura che ci dice: nel tempo,
fosse compresa, fosse messa in pratica, no? Sono sotto dei sacerdoti, ma questi sacerdoti vivevano finché vivevano e quindi avevano un sacerdozio che era temporaneo. E il sacerdozio che cosa era? Siccome il sacerdote è colui che fa da ponte, no? Tra Dio e il popolo, tra Dio e gli altri fratelli, e chiaramente questa funzione si interrompeva con la morte. E soprattutto il compito dei sacerdoti qual era? Quello di offrire sacrifici. Sacrifici, preghiere. Ma Gesù è stato costituito il sommo sacerdote, il sacerdote che è eterno, perché Gesù non ha rispettato soltanto delle regole. Gesù quando dice io sono venuto per compiere la volontà del Padre mio, non si limita soltanto a mettere in pratica ciò che Dio gli ha detto, ma Gesù vive la vicinanza con i poveri, con gli ultimi, con coloro che hanno bisogno. Gesù mette in pratica, Gesù compie i suoi sacrifici, non dorme la notte per pregare, per avere una relazione con Dio, non mangia tanto facilmente perché la gente è tanta che non riesce neanche a fare le cose normali di ogni giorno, ma soprattutto questo Gesù è diventato sacerdote perché? Perché ha detto, ha messo in pratica quella legge di Dio e poi ha offerto se stesso. Ed è questa la garanzia di un sacerdozio che non viene mai meno. Allora, Gesù, e guardate che Gesù sta camminando, Gesù sta andando verso Gerusalemme, Gesù sta andando a dare testimonianza non soltanto di essere un bravo maestro, ma di essere figlio di Dio. E viene interrogato. Quante volte noi interroghiamo, no? I vostri figli vi interrogano per mettervi in difficoltà, no? Per farvi dire le cose che vogliono sapere. Quante volte noi lo facciamo con le altre persone, no? Gli facciamo le domande a trabocchetto, perché vogliamo capire. Questo scriba, questo custode, no? Della legge, dei comandamenti, colui che insegna, colui che studia, interroga Gesù. Qual è il più grande dei comandamenti? Se Gesù avesse detto un altro comandamento, visto che maestro non sa manco i comandamenti. Gesù dice il primo, ascolta Israele, amerai il Signore, il tuo Dio, eccetera, eccetera. E il secondo, subito Gesù lo correla col secondo, è ama il tuo fratello come te stesso. Hai risposto bene, veramente saggiamente, bello è quello che hai detto, perché è vero, c'è soltanto un unico Dio, eccetera, eccetera. Cioè lo scriva davanti a questa risposta dà una testimonianza di fede. E Gesù, vedendo questa testimonianza, dice, non sei lontano dal regno dei cieli. Ma essere lontano che significa? Non sei lontano, significa non ci sei arrivato ancora. E noi potremmo dire che siamo arrivati a qualche cosa. Ogni giorno ci interroghiamo, io penso che facciamo ogni giorno l'esame di coscienza, no? Quante volte questo esame di coscienza viene a cadere proprio nel rapporto con gli altri e nel rapporto anche con se stessi, perché a volte non ci rispettiamo. Come facciamo a dire, Signore, io ti voglio bene, io ti amo? Sì, a parole si può dire tutto. Per questo la parola, la preghiera e il servizio completano questo nostro saper ascoltare. E in queste tre realtà, se non ascoltiamo, stiamo soltanto facendo, siamo degli operai, stiamo facendo delle cose. Il problema, la parola di Dio ci pone davanti a questo dilemma. Bisogna solo fare le cose o bisogna essere attraverso quelle cose che si fanno? Perché quelli sono strumenti, sono mezzi per poter arrivare a quello che è l'unico cuore. Quando dice la prima lettura, questi precetti ti siano fissi nel cuore. Molti santi, domani parleremo dei santi, molti santi hanno fatto questa esperienza, che si sono visto
una visione, momenti particolari, sono visto che questo cuore era aperto e su questo cuore c'era scritto l'amore di Dio. Molti santi hanno avuto questa esperienza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la santità e il camminare secondo questo progetto significa soffrire, significa anelare, significa avere pazienza con se stessi, significa crescere. Io penso che ogni sera quando facciamo un esame di coscienza diciamo: io sono un peccatore, però, Signore, con la tua misericordia io ce la voglio fare e ce la farò con la tua misericordia, riuscirò con il tuo amore. E allora, se ancora non sono capace di ascoltarti e di amare come devo amare, aiutami. E il Signore puntualmente, non dico che fa quello che diciamo noi, però il Signore continuamente ci avvicina proprio con la sua misericordia. Dare il tuo cuore a chi è povero. E quante volte ce lo dà? A volte non ci accorgiamo, perché questo fatto di non sapere ascoltare, noi ascoltiamo più facilmente le canzoncine o tutte le altre cose attraverso quegli auricolari che poniamo nei nostri orecchi, attraverso il telefonino, attraverso l'iPad, eccetera. E non siamo capaci poi di ascoltare ciò che ci accade ogni giorno, ciò che accade nella nostra vita. Allora, che cosa ci chiede il Signore? Imparare il catechismo, quali sono i comandamenti? Certo, può essere importante impararli, ma il Signore ci chiede più di metterli in pratica che di impararli semplicemente a memoria. I ragazzi di oggi non fanno, non so se vi ricordate, quelli un po' più grandicelli, che per poter avere i sacramenti si facevano gli esami, e tu dovevi rispondere, e se sbagliavi anche il modo come erano formulate, no? Le domande e le risposte, no? Su chi è Dio, che cos'è lo Spirito Santo, che cos'è la Chiesa, che cos'è l'Eucaristia, potevi essere bocciato. La vita cristiana non è una scuola, non è una scuola elementare. La vita cristiana è la gioia di appartenere a un Dio che ama e che ci insegna ad amare. Sia lodato Gesù Cristo.
condurre i popoli secondo giustizia e pace, il linguaggio del cuore e del dialogo.